Ecco, essere capaci, forse prima di celebrare la nostra Pasqua, di chiedere anche noi questa volta a Gesù: ma sono forse io che ti ho tradito? E non è una domanda formale, è una domanda vera, autentica. Gesù che passa nella nostra vita e ci dona il suo sguardo, che è amorevole. Lui che conosce i nostri tradimenti, conosce i nostri anche pensieri, sempre così piccoli, sempre talvolta anche meschini, e talvolta anche nei nostri affetti, legati all'interesse, utilizziamo parole grandi, come la parola amore, la parola fede, la parola carità. Talvolta, ecco, abbiamo bisogno anche di noi stessi, di ripensarci. E forse, ecco, la pagina di Giuda è una pagina scritta. Noi non conosciamo, voi sapete questa cosa, non conosciamo in effetti la sorte di Giuda. Conosciamo la sua vicenda terrena, punto. Affidiamo al Signore Giuda e potremo dire tutti coloro che nella vita hanno segnato la loro esistenza da fatti brutti. Nella storia ci sono stati tanti uomini e donne che hanno consumato e hanno donato la propria esistenza segnata profondamente da azioni, da scelte malvagie. Ma noi non vogliamo utilizzare questo giorno per giudicare chiunque. Vogliamo noi invece rispondere allo sguardo di Cristo che sta per arrivare sulla croce. È verso quel Cristo che abbiamo il dovere di farci veramente un esame di coscienza. Perché davvero questa pagina del Vangelo che noi stiamo scrivendo nella nostra vita possa avere un finale completamente diverso.